niente, il messaggio che voglio dare è che stamattina alzando la nostra saracinesca abbiamo sentito veramente dentro di noi quella sensazione di poter dare veramente vita e speranza alla dignità per il nostro lavoro. Certo, è vero che incominciamo a realizzare e a quantificare i danni, perché già stamattina abbiamo messo in campo quanto abbiamo dovuto affrontare per le materie prime. Per iniziare, quanto abbiamo dovuto mettere da parte, donare, buttare nei mesi precedenti, quanti per l'affitto, per la luce, stiamo un po' realizzando purtroppo il colpo duro che abbiamo preso. Tra tutte le nostre iniziative che ci fa piacere, perché ormai il perso è perso, non si può più fare nulla, ci fa piacere, ecco, fare un augurio ai nostri clienti dove per tutto il mese di maggio offriamo il caffè, diciamo, ad un prezzo di 0,50, mentre un'iniziativa che ci rende orgogliosi, torno a dire anche se è piccola, ma per noi è questo che possiamo, per tutti gli operatori sanitari impegnati nel settore, medici, infermieri e quant'altro, il caffè per tutto il mese di maggio viene offerto dal Caffè Sicilia. E però anche che stamattina venendo qua ho un altro conto da fare, è arrivata la consulente sanitaria dell'HSCP e ci ha portato un gran faldone di carte, due cappettoni, dove ammontiamo ad una spesa pari a 320 euro che dobbiamo rendere ancora, tra cui 150 euro di piano HSCP per il Covid. In tre ci siamo fatti tre nel corso con tre attestati da 40 euro ciascuno e abbiamo dovuto pagare noi, e in più il termoscanner che l'abbiamo prenotato altri 60 euro. E così per iniziare abbiamo il nostro benvenuto veramente. Grazie, grazie, grazie.